Sia Gigi che da
che Mariangela fanno parte del Bazzurro, quindi 2 settimane fa sono stati a Roma, Falcone, l'acqua c'è tu, hanno fatto 2 giorni di preparazione, quindi cioè, sono dei ragazzi che fanno parte della FIS, della Federazione Italiana Danza Sportiva, quindi sono dei ragazzi al top, sia a livello nazionale che adesso anche a livello internazionale e mondiale. Io vorrei ringraziare Cristian perché comunque alla fine è una persona che conosco da pochissimo tempo, però ha dimostrato nei nostri confronti così tanto amore, così tanta disponibilità che magari sembra una persona che ci conosciamo da tanti anni, invece lo conosco da pochissimi mesi. E lui ha voluto fortemente il giorno dell'esibizione al palazzetto, mi disse se avessero avuto dei risultati i ragazzi avrebbe, cioè che comunque gli avrebbe fatto piacere che saremmo stati presenti qui quest'oggi. È stato di parola, quindi come ben pochi sapete, quindi io vorrei ringraziare lui perché comunque non è da tutti, ti ringrazio. Di tutte le
principi di tutte le età, quindi è stato uno spettacolo fantastico, perché comunque questo spettacolo va avanti da 6-7 anni ed è sempre in crescita, soprattutto per le persone più piccole. Io devo dire che comunque Monopoli, parlo sia della mia associazione ma anche delle altre associazioni, è pieno di bambini e di persone che comunque fanno gare e fanno ballo, quindi dobbiamo ritenerci veramente orgogliosi per la città di Monopoli, perché comunque nelle zone limitrofi non ci sono città con vivai di questi bambini, questi ragazzi che comunque partecipano e fanno ballo. Poi chiaramente ognuno ha le discipline diverse, ci sono le danze caraibiche, ci sono le danze standard, c'è il liscio, quindi si spazia da una disciplina all'altra. Quindi quello che dico a loro, continuate così e ricordatevi che questo è solo un punto di partenza, cioè vivete il momento, ma bisogna sempre rimboccarsi le maniche e puntare altri obiettivi e far sì che comunque questi obiettivi vengano raggiunti nel migliore dei modi. Grazie. Voglio dire, a tutti gli altri ragazzi che sono in questa aula consigliare che continuate a lavorare, l'amministrazione col suo piccolo è al vostro fianco, questa è un'amministrazione che nel momento in cui si perseguono dei risultati, l'amministrazione è vicina, vi guarda, ci vi fa quando c'è bisogno, non siete soli, questo anche dei genitori che ogni giorno combattono con tanti sacrifici, questi sono risultati che rimarranno nella storia della città, rimarranno nella storia sportiva. E quindi è stato doveroso aprire la consigliata per celebrare tre ragazzi che forse da 20 anni, quando rivedranno questa immagine, si ricorderanno di questo giorno importante per loro. Quindi procedo con un simbolo della città di Monopoli che andrebbe ai ragazzi, però mi sembra giusto darlo alla scuola, perché sia il simbolo per tutti quanti voi ogni giorno, che sia l'obiettivo per riuscire a portare la vostra casa un altro profilo, un'altra medaglia, un'altra vittoria, uno simbolo di quella volta che entrate per fare un nuovo allenamento, con una giornata già abbastanza lunga. Quindi voglio dare proprio a Enza e a Francesco, da parte del sindaco di Romani, il nostro simbolo della città. Grazie. Grazie in particolare per Norma, che avete ancora la telefono.